Michela, sei la presidentessa dell'associazione, a meno che, di cosa si occupa e come mai questa collaborazione con l'Isola dei Bambini? Buongiorno a tutti. Intanto, la nostra associazione nasce nel 2020 come associazione che ha la finalità principale di promuovere il recupero del contatto con la natura. Infatti, il suo nome per esteso è A meno che educare in natura. Abbiamo dato vita a partire da gennaio 2020 a uno dei primi progetti di Taranto di Asilo nel Bosco, che però poi nel tempo è diventato Asilo del Mare e del Bosco. E quindi sposiamo il manifesto della pedagogia viva, che è un modo di intendere la pedagogia in maniera molto flessibile, abbracciando tutti quelli che sono stati i grandi insegnamenti del passato, alla luce però anche delle più recenti scoperte delle neuroscienze applicate all'educazione. Quindi parliamo, ci occupiamo anche di educazione emozionale, oltre che chiaramente di outdoor education, cioè di educazione all'aria aperta, fuori dalle porte, portando i bambini a trascorrere veramente tanto tempo all'aria aperta. Abbiamo una struttura chiaramente, che è una grande villa con un grande giardino di quasi 3.000 metri quadri, ma usiamo anche tanto il fuori fuori, cioè la campagna, l'orto, il maneggio, piuttosto che la fattoria, il mare, perché con i nostri bambini noi andiamo spesso in cordata, insomma, in passeggiata. E quali sono diciamo, le peculiarità di questo genere di educazione ai bambini? Cosa ne viene dalla loro educazione in questo? La peculiarità fondamentale è che rispettiamo i loro tempi di crescita, ma soprattutto facciamo in modo che questa crescita possa avvenire in maniera integrale e armoniosa. Per cui loro sono portati ad utilizzare fin da piccolissimi, perché parliamo comunque di un progetto 0-6, il nostro bambino più piccolo ha 10 mesi, sono portati ad utilizzare tutte le componenti del loro corpo e quindi tutte le componenti del loro sviluppo evolutivo. Quindi ci affidiamo a quella che è la teoria dell'intelligenza e delle nuove intelligenze di Gardner. Si parla chiaramente di educazione libertaria, che significa fare in modo che i bambini sperimentino la libertà, ma non in assenza di regole. Abbiamo poche regole, ma diciamo giuste. Quali sono le regole? Le regole sono quelle principali della convivenza civile: non fare male a se stessi e agli altri, avere cura del luogo in cui si è, sia quando si è in sede da noi, sia se si è fuori, chiaramente, quindi comunque rispetto dell'ambiente, ecosostenibilità, rispetto delle relazioni, e poi il rispetto dei turni, che poi nel corso della crescita diventerà appunto la base della convivenza civile. Infatti è la base di tutto.││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